ammazzati, distrutti, tutti. Guarda il confuso, arrivato il sole, bestie! Acqua! Eccoci qua! Finoste! Fino! Fino per tutti! Fino! Fino! Fino ragazze! Ai vostri ordini, salute! La vostra! Guarda, budellona! Compagno, salute! Che complimento! Salute, compagno! Salute! 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 Bravo! Mamma, vuoi giocare a palla? Ciao! Che salute, compagni! Posso? Cos'è questo? E questo è vino! Parliamo del vino vero! Vino vero! Vino! Per voi? Cara! Anche tu sei tanto carino! Un po' per uno, vabbè. Vabbè, ma ragazzi, ma proprio così? Ma certo, si festeggia! Si gelosisce poi! La vittoria! Vedi loro, non vogliono bere! Oh, poverini! Vittoria! 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 Acqua! Acqua! Un po' d'acqua! No! Salute! No. Bevete ragazzi! Ammazza, che qualcuno pulisca un po'! Ma sei buono! Vieni qua, bella, vieni! Mi piacciono le ribelli! Vieni qua! Soldati! Oggi abbiamo vinto! E dobbiamo festeggiare, oste! Donne e vino! Vino! Donne e vino! Ragazzi, vino per tutti loro! Potestà! Soldati, compagni, fratelli! Quest'oggi abbiamo vinto la battaglia e abbiamo sconfitto quella manica di bifolchi. E tutto nonostante l'aiuto dei soldati genovesi. E come oggi il rosso del sangue ha riempito il campo di battaglia, il rosso del vino riempirà i bicchieri! Oste da bere! E voi ragazze, venite quei soldati, su, dai! Salute! Eccolo, il nostro podestà, Luchetto Grimaldi, figlio della nota casata genovese. Signoria! Grande politico e ammiraglio. Poi ha conquistato un piccolo feudo, ma veramente di importanza strategica, Pietralata. Oggi noi lo conosciamo come prelato. Compagno, visto. Combattuto al fianco di Federico II per la conquista dei territori comasi. E ha vinto la battaglia di San Saba ad Acre, tentando di prendere per fame tutti gli abitanti, mettendo delle navi
alla chiusura del porto. E nonostante l'intervento dei veneziani arrivati in loro aiuto, è riuscito a vincere, ebbe ragione anche di loro, e riuscì a vincere la battaglia. Infatti è definito un grande ammiraglio e un fine politico. Ad oggi, 1270, lo troviamo a Ventimiglia, nominato podestà da Genova. Ventimiglia, un piccolo feudo di importanza strategica tra i commerci tra Genova e la Provenza, osteggiato dalla fazione ghibellina dei Doria e degli Spinola. E questo episodio porta a una guerra. Guerra. I Doria e gli Spinola, soldati pochi, villici tanti. Arrivano anche i rinforzi da Genova, ma il nostro podestà vince su tutto e li imprigiona. Un uomo d'arme, un grande ammiraglio, una persona veramente squisita. Sappiamo che ha già avuto tanti figli, però non ci ha mai presentato la moglie. O le mogli, non lo sappiamo. E intanto lui festeggia, importunando un po' tutte le ragazze della taverna. No? Assolutamente no. Altre grazie tu mi darai stanotte, donna. La non vedete che sono impegnato? Ma sì, è urgente. Urgente. Idoria. Mi si impone di liberare i loro soldati. Li libera. I soldati. Soldati. Non bifolchi. Dunque, che i soldati genovesi siano liberati. Siamo liberi. Siamo liberi. Siamo liberi. Bifolco, Aragogna! Vieni qua! Andiamo anche noi! E ora che questa faccenda è conclusa, posso tornare ai miei affari! Al podestà! Al podestà! Bifolco! Ciao! Ciao! Andiamo, ciao.